Amici, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo di insegnanti, parliamo di corsi di chitarra, parliamo di scuole, parliamo di tutti gli errori che ho fatto in questi anni e sono veramente un casino. Ve ne racconto un po' così che sappiate di non farli, ecco, capiate che sono sbagliate quelle cose. E poi vi spiego quella che secondo me è la cosa più importante di tutte che deve sapere un musicista e che deve sapere un chitarrista nel nostro caso, quella che è il trucco per imparare a suonare davvero. Questo e altri video che state vedendo in questo periodo sono video nuovi, sono nuovi format che ho in mente, sto facendo un po' di test, di prove eccetera. Se vi piacciono commentate qua sotto dicendomi un po' cosa ne pensate e ancora di più fatemi sapere di cosa volete che si parli nelle prossime puntate. Comunque sia, perché sto facendo questo video? Perché lunedì 6 maggio esce finalmente, 5 mesi di lavoro, il mio corso su tocco, espressività sulla chitarra elettrica. Allora, tutto quello che dovete sapere su bending, vibrato, slide, tapping, uso della leva e anche della mano destra, che è sempre molto molto importante per gestire la dinamica e mille altre cose. 38 assoli, 8 ore di video, lunedì vi spiego bene, c'è un botto di roba, è venuto gigante. Comunque, partiamo dagli insegnanti privati, perché io da lì ho iniziato come credo quasi tutti, a parte il primo periodo che ho provato a far da solo, ma facevo schifo proprio di brutto. Ho iniziato tardi, perché il mio primo insegnante privato l'ho visto che avevo tipo 17 anni, dopo averne però cambiati un pochino, ho sbagliato un po' di valutazioni, mi hanno detto ma vai da quello che è bravo, vai dall'altro che è bravo, vai da quello che suona con Tizio, facevano tutti schifo. Finché per fortuna non ho trovato Attilio, che è stato il mio primo insegnante vero. Perché Attilio e non gli altri? Perché Attilio, mannaggia, mi ha fatto venire voglia di suonare, mi ha fatto venire la passione. E quella roba lì è la cosa più importante di tutte. Cioè, se andate da uno che non c'ha voglia manco lui di insegnare, non imparate nulla. Se andate da uno che ha voglia di insegnare, ama la musica, è lì proprio perché gli piace, non per il fatto che gli date i 20 euro a lezione o 25 che ti chiede. Semplicemente è lì perché gli piace. Poi c'è anche il discorso economico, ma gli piace insegnare, c'ha voglia, mannaggia. Ecco, lui mi ha fatto venire questa voglia qua e il motivo per cui sono adesso è anche questo, quindi grazie Attilio, grazie mille. Dopo di lui sono andato da Domenico Borra, stessa cosa. Domenico Meco, per gli amici, è stato un grandissimo insegnante per me, mi ha fatto capire tante tante cose, mi ha fatto lavorare molto sulla tecnica, sulla velocità, sulla precisione in generale, insomma mi ha preparato anche per quello che sarebbe stato il percorso successivo che mi ha portato poi al CPM di Milano. Scusate l'autoreferenzialità, ma mi viene molto più comodo spiegarvi tutte queste cose rispetto poi alla mia storia, piuttosto che inventarmene una da zero o parlarvi di qualcun altro. Comunque sia, siamo arrivati a quando ho smesso con gli insegnanti privati. La cosa che vi consiglio è cercare degli insegnanti che abbiano tanta passione, tantissima passione, devono averne un botto di passione e che siano giusti a livello di preparazione rispetto a dove siete voi. Cosa vuol dire? È inutile andare dal più bravo e completo insegnante del mondo quando voi sapete giusto fare il barré, non state ad andarci, state sprecando dei soldi. Trovatevi magari un insegnante un pochino meno blasonato, un pochino meno completo, di modo che vi permetta appunto di migliorare velocemente. Detto questo, l'altro consiglio che posso dare rispetto agli insegnanti privati è di cambiarli spesso. Iniziate a guardarvi intorno, magari chiedete al vostro insegnante e ditegli: cavoli, sono 2-3 anni magari che vengo da te, 4. Dopo un po', io stesso, la cosa che dicevo sempre fin quando ho insegnato, fino all'anno scorso, ho insegnato per 13 anni, 14 della mia vita, è stata: io dopo un po' non c'ho più niente da dirti, nel senso che sì, magari ce l'ho pure qualcosa da dirti, ma si crea quel tipo di rapporto che è comunque praticamente un'amicizia dopo che vedi una persona per tutto quel tempo, poi comunque sai cosa aspettarti, insomma ci può stare che anche l'insegnante si sieda. A quel punto, bam, un cambio di insegnante ti può aiutare, quindi parlatene magari col vostro insegnante, spiegategli che magari state perdendo qualche stimolo, se è così ovviamente, e valutate insieme magari un nome di un suo amico che potrebbe invece riportarvi a suonare correttamente e a studiare di più. Questo è il mio consiglio. Parlando invece di scuole, vi dicevo, io ho fatto il CPM, che secondo me da un lato è una scuola ottima perché prepara molto bene, ho avuto la fortuna di farlo con Michele Quaini, che è un insegnante fantastico, oltre che, vabbè, ormai è un amico. Quello che vi posso dire sulle scuole è che hanno diversi lati negativi, ma basta prendere nel modo giusto. Il principale lato negativo di una scuola è che, essendo essa una scuola, dà una preparazione abbastanza standardizzata, per cui tende a creare sempre lo stesso tipo di chitarrista, ma questo da un lato è un bene, perché voi da una scuola non potete tirar fuori il 100% di voi stessi, cioè è comunque una scuola, tende a farti arrivare a un punto tale, a una preparazione tale, che ti permetta di insegnare da un lato, di trovarti su un palco perfettamente a tuo agio, prescindere dal genere, insomma, ti deve dare degli elementi per vivere tranquillo il tuo nuovo mestiere, si spera, di musicista. Quindi non gliene si può fare una colpa alla scuola. Quello che dovete fare, e questo è molto importante, io
io l'ho capito tardissimo. Mannaggia, questo è un errore brutto. Quindi dicevo, quello che bisogna fare è cercare sempre, sempre, sempre di essere un chitarrista il più possibile particolare. Dovete tirar fuori, al netto di quella preparazione base, e qui sto parlando a chi lo vuol fare di mestiere, al netto di quella preparazione a 360 gradi che vi può dare una scuola, dovete assolutamente muovervi anche in una vostra direzione che vi renda particolari. Ed è quella una figata, perché poi a quel punto metti la preparazione della scuola più delle tue particolarità, il modo di sfruttare gli ambienti in un certo modo, piuttosto che di fare casino con la chitarra altre volte, non lo so, ci sono tanti modi di suonare. Oppure diventate un chitarrista blues bravissimo, tra i migliori in Italia, e vi chiamano magari in un contesto che col blues non c'entra, ma perché serve un po' quel tipo di sonorità. Magari con il contesto è molto più pop, ma servite voi lo stesso. Vi siete riusciti a fare il nome di quello che è preparato su tutto, ma sta bene il blues, sta bene a fare punk rock, sta bene eccetera eccetera. Altro errore che ho commesso quando facevo il CPM è stato che non mi sono fatto contatti, cioè non ho fatto grande lavoro dal punto di vista comunicativo con altri, il che magari mi avrebbe permesso di avere più conoscenze. Le conoscenze magari sono dei lavori, non è matematico, ma può assolutamente essere così. Il mio consiglio è quello di sfruttare la scuola, quale che sia. Se voi, se mi state guardando, avete 16 anni e andate alla scuola del paese, oppure se ne avete 25 e siete a Los Angeles a studiare, è uguale. L'importante è avere i contatti con gli altri musicisti, di modo che sappiano che esistete, sapete suonare, vi conoscano anche a livello di musicista e di persona, tutte e due le cose, di modo che capiscano che siete, si spera, una persona gradevole con cui è anche bello passare del tempo insieme. E questo insieme di cose, quindi so che sei preparato, so che sei gradevole, bla, farà tirar loro su il telefonino e vi diranno, ma telefonino, che termine vecchio, comunque vi chiamano e vi dicono, senti, sto facendo un gruppo, mi serve un chitarrista, bassista, batterista, quello che siete dall'altra parte, e ho pensato a te, e ci becchiamo, ne parliamo? Sì, ok. E questo è il vero senso di tutto, cioè dovete fare questa roba qua. In realtà c'è ancora una cosa, che è quella che vi anticipavo prima, essere la più importante di tutte, cioè suonare, suonare, suonare. Sta roba qua, in realtà, mi sposto un filino, ma mi metto qua. Allora, dicevo, questa roba qua l'ho già detta in un altro video, quello in cui parlavo di come fare il mestiere del musicista. Bisogna suonare tanto. Io penso che mi abbia insegnato molto di più il palco rispetto a quello che ho fatto la scuola, ma senza quello che ho fatto a scuola non avrei mai potuto fare il palco. Quindi sono discorsi molto molto collegati tra di loro. Quello che vi consiglio è di non dire mai di no a una situazione, a meno che siate veramente strapieni di impegni musicali, e anche una situazione brutta può in realtà insegnarvi tantissimo. Vi faccio un esempio: ho suonato liscio per un po', non tanto, qualche mese, e al netto di una situazione musicale terrificante ho imparato a fare bene il palco, perché la situazione musicale prevedeva suonare in playback, però mi servivano soldi perché in quel momento lì ero a Milano e stavo finendo il CPM. Vabbè, fatto sta che quello che ho capito dal liscio è stato come si fanno i palchi, come si fanno i cavi, come si fa un palco completamente pulito senza i cavi in vista, come si montano le luci e quant'altro. Ho imparato praticamente a fare il service. Utile? Molto, molto utile. Quindi cercate di tirar fuori il bello da tutte le situazioni e non dite di no, perché è così che si impara davvero, con la pratica. Cioè, raga, la musica, secondo me, grosso modo, è artigianato. Raga, siamo arrivati alla fine del video. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti qua sotto se vi è piaciuto. Se così fosse, mettete un bel mi piace, raga, mettete mi piace. E nulla, fatemi sapere gli argomenti per i prossimi video. Lunedì ci vediamo con il nuovo metodo fiammante che uscirà. Sabato esce un altro metodo, un altro video molto interessante con una chitarra Gendel. Tanta roba in arrivo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, vi prego, cosa ne pensate, perché sto impazzendo, sto facendo tante cose nuove per variare un po'. Ditemelo nei commenti. Raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao!